Gara 1 dell'Euro Formula Open da Hockenheim parte con Marino Sato che riesce a mantenere la pole position, il vantaggio conquistato proprio in qualifica nei confronti di Jack Doohan, che si guarda invece dal rimonto, dalla rimonta di Linus Lund, questo è il suo compagno di squadra insieme al team da Bolar. Qualche difficoltà invece per Lawson, che scattava in sesta piazza e deve cercare di recuperare terreno nei confronti degli avversari. Uno scatenato Danner va all'inseguimento e all'attacco di Hansen per recuperare alcuni punti nella classifica, lui che arrivava in Germania col terzo posto. Battaglie anche nelle retrovie a centro gruppo con Hahn ed Hansen, Lundqvist che non riesce però a contenere la rimonta di Mosen, che riesce ad andare a prendere la ruota dei propri avversari, ed anche Yuki Tsunoda riuscirà ad avere la meglio nei confronti dello svedese di Dabolar. Un bellissimo confronto che ha animato la parte centrale di gara, risoltosi però a favore del pilota giapponese. La battaglia intestina nel team Carlin tra Kjærgaard e Hahn, che ha animato la seconda parte del gruppo, col danese che riesce comunque a portare a casa un punto più del pilota di casa Fortec Daz, con Hahn che invece chiuderà all'ottavo posto. Qui Natori e Monger, col pilota inglese vincitore della scorsa gara a Po, che arriva lungo, cerca di trarre in inganno il giapponese, ma ne approfitta anche Daz per beffare entrambi. E qui Marino Sato che chiude in vetta la sua prima gara, dalla pole position alla vittoria, una trick, anzi un grand slam, perché ha condotto anche tutte le corse, seconda affermazione della stagione, davanti a Jack Doohan e Liam Lawson, autore anche di un testa coda che lo ha costretto sul terzo gradino del podio.